che non me allora, Ale, sai che su, eccomi presente, sai che volevo su, dire cosa? Sai che su Jack White sì. Ci si rischia ciò che non è mai avvenuto? Le mani in faccia? No, esagerello. Siamo contro la violenza. Assolutamente, a meno che non, a meno che tu non me lo chieda, perché cioè, sai, se ti piace. No, le mani in faccia sarebbero le mie su di te, cioè, sì. Nel caso non in faccia. Okay. Comunque, frattura su Jack White. Cioè, quindi ingessato Jack White, perché ne conosco già altri. Cioè, l'amico di un nostro amico che pare essere pesantemente ingessato. Ed è. Aspetta, che c'ha. Questo ha la radio accesa, fra l'altro. Ma un anno che lavora con so. Lavora. Un anno che collabora con lui, non ho ancora capito. Credo. Lapo? Lapo? Sì. Buonasera. Buonasera. Lapo, spegniamo la radio. Non ha nessuna radio accesa. Ah, è un telefono che fa tantissimo eco, però. Tantissima eco. Aspetta. Adesso fa un po' meno eco? Sì, si è spostato dal salone delle armature. Bravo, bravo. Al suo tinello di 82 metri quadri. La sua fantesca ha chiuso la porta? Ma no, diciamo che naturalmente in questi casi succede sempre una cosa. Quando viene versato il latte d'asina caldo, sì. Che ai primi del che sappiamo essere un altro nostro must, in alcuni casi questi telefoni non sono stati concepiti, perché sono stati congegnati da contadini coreani sostanzialmente, non sono stati concepiti per schermare il latte d'asina. C'è un Samsung. Oppure potrebbero essere contadini californiani. Certo, deprecati. Quelli che coltivano mele, certo. Allora, noi ricordiamo agli ascoltatori che per la verità, ecco, non troppo leggibili, ma stanno mandando degli SMS e delle mail per quanto riguarda il question time di Galateo. Ricordiamo agli ascoltatori appunto che possono mandare le loro domande, ma cominciamo con un intervento altro e diverso. Venerdì... È dovuto. Dovuto, assolutamente richiesto dall'etica... E dall'estetica. Dall'etica. Esagerati. Comunque non ti abbiamo ancora dato la parola, sposa cadavere. Me la prendo. Sì, tieni la voce per difenderti, perché adesso arriva. Il fatto increscioso di venerdì scorso, alla prima della Scala, è che una dei nostri prestigiosi inviati... Sì, ha sbagliato tutto. Ha sbagliato completamente il modo di vestirsi. Noi l'abbiamo chiamato anche a testimone durante la lunga diretta, e quindi adesso lei è qui con noi. E a lei, Lapo, il compito di redarguirla. Attenzione però, perché questa reprimenda, questa filippica con cui si scaglierà, sarà anche di lezione agli ascoltatori, ossia come il Galateo vincola e istituisce la nobile arte della reprimenda. Ma guardi, innanzitutto però io non vorrei per piaggeria nei confronti della signorina Augusta, peraltro, cioè, senz'altro presente, dovervi però reprimendare a voi per primi, poiché io non so esattamente qual è la mise che Mademoiselle ha messo in campo, per cui avrei bisogno da Mademoiselle una descrizione sintetica ma piuttosto fattuale della mise in questione. Ok, allora Claudia Blesic, detta la sposa cadavere, come eri agghindata alla prima della Scala, certo. Venerdì? Indossavo un vestito nero piuttosto aderente, lungo no. Un poco sopra il ginocchio, con una scollatura sì. Sulla schiena che però avevo molto intelligentemente coperto con un soprabito grigio chiaro, abbastanza leggero, una specie di maglione, insomma. Una specie di maglione? Si rende conto? No, di cotone leggero, no, era fine, non era un maglione. Ma scusi, lei lo ha fatto solo ed unicamente per poter coprire a posteriori i colpi di gatto a nove code che io le avrei fatto infliggere dai miei famigli, naturalmente. Sì. Perché si renda conto. Allora, l'abitino francamente non è del tutto, il fatto che fosse, io non le chiedo naturalmente se la parte della scollata davanti fosse di quello genere era... Jenna Jameson. No, era molto accollato davanti. E complimenti peraltro per i suoi riferimenti culturali. Culturali, esatto. Ma si deve sempre far riconoscere. Poteva anche andare bene quello, perché comunque in una ragazza un po' sbarazzina poteva andare bene, però mi perplimo in maniera sufficientemente intensa di questo negligé appoggiato sulle spalle, oltretutto grigio confederato, cioè non so, mi fa un po', va bene Rhett Butler, va bene via col vento, però mi permetta di perplimermi. Sì. Va bene, direi che possiamo chiuderla qui, sì, che è stato, perché non è stato offensivo... Ma è andato piccante, è andato giù duro. È andato giù molto, molto duro. Claudia, puoi allontanarti con le pive nel sacco. Puoi andare di là a piangere. Ma non se posso vuole. Rispondere. Ah, sì,
Prego. Il codice delle buone maniere te ne dà facoltà. Si impone, sì. Certo, anche perché potrà magari chiarire meglio la situazione. Sì, certo. No, ma secondo lei non era molto peggio, molto più cafone la presenza lì in quel contesto di signore venute apposta per farsi vedere, non per vedere l'opera, e venute apposta per farsi fotografare, ostentare la loro ricchezza sia di vestiario sia per quanto riguarda i gioielli? No, la devo correggere, cara signorina, guardi, lei... Scusi, sì. Non hai capito un cazzo proprio, eh. No, devo dire che la signorina ha una voce di grande melodiosità, sì, per cui io sono portato immediatamente alla benevolenza. Inoltre il fatto che il vestitino fosse anche sopra un po' il ginocchio... Addirittura proprio, vorresti adottarla quasi, sì. Già Woody Allen. Però ciò detto, devo dire che devo rispondere di no, poiché naturalmente l'esibizione di abbigliamenti meravigliosi è di per sé stessa un pregio per l'umanità. Anzi, voi che siete stati lì, io, visto che avevo questo biglietto e purtroppo che non ho potuto sfruttare perché ero a visitare questo mio amico vulnerato, colonnello von Stauffenberg, insomma, in condizioni così di difficoltà, quest'anno mi hanno detto che c'erano un pochettino meno di quei orribili figuri non in dinner jacket. Va bene. E per chi non sapesse erano... Per cui mi confermate questo fatto che c'era poca gente che non aveva lo smoking? C'era poca gente non in smoking, erano tutti quasi smoking. Erano tutti in smoking. Ah, molto bene. Erano molto fottutamente bene, tutti in smoking. Era maledettamente in smoking. Grazie Claudia. Claudia, cosa fai? Vuoi andare di là a piangere come giusto che sia? Credo che abbia del lavoro da fare. Esatto. Sì. Vai, ciao Claudia. Ciao, devi andare a tirare. Ciao Claudia, lei rimanga lì, Lapo. Rispondo io agli ascoltatori, no, non ci sono foto dei nostri inviati alla Scala da mandarvi. No, ascoltate. Peccato. È arrivata una barza che no, fra l'altro. Va bene. Andiamo invece con il question time di Galateo. Ma prima una specie di capitolo 2 rispetto di seconda premessa dopo quella della sposa cadavere. Sappiamo che il suo amico colonnello Stauffenbauer, com'è che è Stauffenberg necessita di una sedia a rotelle perché... In realtà fortunatamente no, poiché il colonnello Stauffenberg deve essere trasportato al Berchtesgaden, ovvero alla tana del lupo, per poter fare esplodere l'ordigno contro Adolf Hitler, no? Figuriamoci se ci arriva in sedia a rotelle, deve essere portato perlomeno da uno Stuka, insomma, e poi lanciato direttamente in zona. Senti, cominciamo con le domande dei nostri ascoltatori, ti va Lapo? Prego! Caro Lapo, e dopo porconare per colpa del traffico? No, la porconatura non datur, non purtroppo. Non si fa. No, in nessuna occasione, ahimè, no. Lapo, quando devo baciare la mia o il mio partner e ho la cicca in bocca... Mamma, che schifo. È meglio far finta di niente e provare a passargliela durante il bacio? Oppure sputazzarla in giro anche con un rumore cacofonico così. Questa è proprio una domanda da buone maniere, eh? Sappiamo che l'aristocratico viene le idee. Sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, è maestro di coscioneria, per cui è molto cochon. Allora l'opzione del chewing gum avio trasportato tra le varie lingue e le varie cavità orali non è delle meno cochon, è un po' una porcaggine, che per cui noi ci sentiamo di approvarla. Se stiamo limonando con una delle marcelline del primo anno, magari quella dice che è schifo, però insomma... si può fare, altrimenti è il classico caso di appiccicarla sotto il piantone dello sterzo. Oppure sotto il banco della prima superiore, perché mi pare di capire che eravamo andati a parare lì, ecco. Sì, dove si appiccica, dove qualcuno diceva che si appiccicavano cose ben più turpi, naturalmente, però insomma, lo diceva meglio le storie tese. Però andate avanti, naturalmente, sottoponetemi altri quesiti e mi date grande gioia et sollazzo. Tra l'altro, gli ascoltatori si distinguono per diversità di tematiche in merito al Galateo e anche probabilmente di fasce d'età, perché questo deve essere uno studente. Livio, che ci scrive, gliela traduco, però più o meno è così: il Galateo in qualche modo regolamenta la captatio benevolentiae nei confronti del professore, visto che mi
presento senza la relazione che lui mi aveva richiesto, o è meglio non andare del tutto? Ah, ma sarò son dire, mon cher, sarò son dire. Naturalmente la captatio benevolentiae è frutta del galateo, ma qualunque il peggiore di Gian Burrasca, se non comincia a porconare, appunto, oppure fare altre attività illecite, può, è chiaro che se poi il professore in questione è Tini Cansino, piuttosto che... chi è che era? Anna Maria Rizzoli, forse, aveva fatto la professoressa. Pamela Miti? Sì, non è che deve dirle tutte, eh. Mi piacerebbe dirle tutte, ma in realtà sono anziano e la mia memoria non è più quella di una volta. Per cui devo dire che sarebbe bello in questo caso che la captatio benevolentiae poi portasse direttamente al vestier di casa della professoressa, insomma, dove poi ottenere dei favori particolari. Io credo che sia il segno della chiusura... Sì. Forse sai che ci chiudono tutta la trasmissione? Questa rubrica, ma no, dai. Per colpa di Lapo, ed è colpa nostra che l'abbiamo messo lì. Comunque. Lapo, ma va al funerale di Schicchi? Di Schicchi? Attento, sarei tentato. Va bene. Deve stare al capezzale del colonnello, però. Era tanto carina Cicciolina quando è prima di rifarsi quelle specie di panzer. Va bene così, colpa mia. Sì. Grazie al Lapo Mazza e ci sentiamo settimana prossima. Forse. Se c'è ancora sta trasmissione, boh. Va bene. Io vi absolvo a peccata vostra. Ho capito, ma non sei tu il capo. Grazie. Ciao. Ciao, buona parola, ciao. Ciao, grazie.